Mino Gabriele, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo libro intitolato I Sette Talismani dell'Impero, che segue il libro precedente Il Primo Giorno del Mondo, pubblicati tutti da Adelphi. Leggo nel risolto di copertina che Mino Gabriele è professore di iconografia ed iconologia e di scienza e filologia dell'immagine all'Università di Udine. E devo dire che casualità vuole che noi abbiamo incontrato Giovanna Brambilla giusto ieri pomeriggio, e lei insegna iconografia, ed oggi incontriamo Mino Gabriele, anche insegna iconografia, ed è una materia molto importante, Mino Gabriele, che cerchiamo di scoprire dal punto di vista dell'insegnamento, per chi non sapesse che materia è l'iconografia, proprio in un tempo in cui la parola icona, le immagini ci arrivano da ogni parte. Che cosa racconta questa materia? Ma il termine più corretto è iconologia, ovvero lo studio delle immagini al fine di decifrare e intendere i significati vari che sono nascosti dietro la forma, cioè ogni parola, ogni figura, ogni segno è naturalmente qualcosa che si pone dinanzi agli occhi, lo ascoltiamo, lo vediamo, lo percepiamo, ma come tale annuncia altro, dice qualche cos'altro, ha un significato, e l'iconologia come la filologia dovrebbero indagare con strumenti appropriati, con studio approfondito, i sensi, i valori, i significati che sono sottesi sia all'immagine sia alla parola. Ecco, le cose sono molto coniugate, l'iconologia e la filologia, se fatte, sono percorse con rigore e competenza. E queste parole attraversano le circa 460 pagine del suo libro I Sette Talismani dell'Impero, che ci porta indietro nel tempo in uno spazio storico straordinario e molto molto importante, cioè quello dell'Impero. Però, Mino Gabriele, noi la nostra trasmissione si chiama Il Posto delle Parole. Come diciamo sovente, nelle parole amiamo inciampare per scoprire a volte il significato delle parole. E vogliamo inciampare nella parola talismani. Ci vuole raccontare questa parola? Perché entrando nel significato, nell'humus di questa parola, già respiriamo proprio l'aria particolare del libro che ci racconta. Beh, talismani è stata così una lettura moderna di un termine che invece ha una pregnanza più profonda, perché è un termine recente rispetto ai romani, non lo conoscevano ovviamente. Per i romani si trattava di pignora o di pignus al singolare, ovvero il pegno. Una garanzia, il pignus è una garanzia che veniva data dagli dei a un popolo, a una città, affinché questa prosperasse e naturalmente fosse invincibile, fosse in qualche modo sulla strada dell'impero e dell'imperium e della salvaguardia di se stessa e del comando di quello che era il territorio e anche naturalmente tutte le positività del caso. Quindi il pignus ha una funzione apotropaica di difesa, di protezione, e come tale poi l'ho resa talismano, perché un termine è naturalmente di origine araba, che ha anche una radice greca, comunque è un termine che oggi si può intendere in maniera più chiara, però in qualche modo la trasposizione, non la traduzione, di un concetto e di una parola, cioè pignus o pignora al plurale, che sono queste sorte di simboli, di reliquie, di oggetti sacri che venivano custoditi nei templi della città di Roma, tutto il lungo arco della sua vita, come garanzie della propria sopravvivenza e della propria naturalmente eternità e gloria. E quindi sono oggetti di un grande pregio, tra cui senz'altro qualcuno può essere anche ancora custodito sotto i marmi di Roma, nascosto, dal momento che dopo che hanno trovato
alcuni anni fa, mi pare nel 2005, vennero ritrovate le insegne imperiali di Massenzio, che dovrebbero essere tali, insomma, almeno sepolte intorno al 1312, e vennero trovate queste meravigliose reliquie nascoste alle pendici del Palatino durante lo scavo archeologico. Quindi niente vieta che altri oggetti così importanti siano stati nascosti in momenti diversi, soprattutto quando il cristianesimo ha preso il potere e questi oggetti sacri, che erano il Palladio, naturalmente l'ago della Madre degli Dei, la Quadriga degli Enti, le ceneri di Oreste, lo scettro di Priamo, gli scudi di Numa Pompilio, erano custoditi proprio dalle confraternite, in luoghi sacri. Quindi, nel momento in cui sta finendo, si può presupporre che gli addetti, i sacerdoti, la confraternita che proteggeva, custodiva e vegliava questi oggetti abbia potuto anche nasconderli perché non così finissero in mani profane, quali agli occhi dei romani e dei pagani erano i cristiani. D'altra Certo. parte ci sono anche altri esempi di questo genere, basta pensare a quella meravigliosa scultura bronzea di Brescia, la Vittoria, meravigliosa, che era stata nascosta in un'intercapedine, insomma, e quindi niente vieta, ecco, questo dal punto di vista della storia e della conservazione di questi oggetti. Poi Pensare altre che l'impero romano meravigliose. Mino Gabriele sia stato anche sostenuto, no? Sia stato portato avanti attraverso questi oggetti, questi sette oggetti che erano custoditi nei templi. E questo ci fa entrare di certo nella parola storia, ma ci fa entrare anche nella parola leggenda, che è tra il vero e il creduto vero. Però questo è importante perché alla luce di tutta quanta la storia che è passata da allora ad oggi, questi sette oggetti, alcuni apparentemente comuni, risuonano ancora della loro potenza, della loro evocazione, del loro mistero soprattutto. Beh, senz'altro, questi oggetti avevano una funzione sacrale importantissima, quindi diciamo, si entra in una visione del mondo diversa da quella di oggi, è una visione dove la sacralità domina la vista proprio, il pensiero, gli atti, i gesti dei cittadini e dei romani, dei pagani. Quindi, siamo in un mondo sacro dove gli alberi sono sacri, certi alberi, certe piante, certi animali, certi luoghi, la stessa guerra, è tutto sacralizzato, quindi è una prospettiva completamente diversa dalla moderna. E nello stesso tempo questa sacralizzazione, questa presenza del divino fortissima, il libro inizia con una citazione di Petronio in cui a un certo punto lui osserva, dice, bah, sommato, girando per Roma, è più facile incontrare dei che uomini, per dire quanto la concezione del divino fosse intrisa nella stessa città e nel quotidiano dei romani. Naturalmente tutto questo poi ci è stato lasciato, ricordato e trasmesso da una letteratura e da un'archeologia ovviamente molto frammentari, che a noi sono giunte anche tutto sommato delle briciole dell'immensa produzione letteraria e archeologica e monumentale degli antichi. E nello stesso tempo questo lascito, quello che è sempre preziosissimo, si nutre di leggenda e di storia. Le due sono commiste. D'altra parte non può che essere così, nella concezione della memoria delle cose dove il divino e l'umano si incontrano, si scontrano, in qualche modo si relazionano continuamente. Quindi, se si può usare questi due termini, razionale e irrazionale, sono continuamente in dialogo. E come tale, la leggenda, il mito, la favola e nello stesso tempo la concretezza storica si sposano, si coniugano. Questo è un affare di grandissimo fascino. Di grandissima anche dimensione speculativa, del pensiero.
che cerca di contattare, di far dialogare questi aspetti apparentemente così lontani. Tra l'altro, non dimentichiamo che questa visione così del sacro e della spiritualità altissima del popolo romano è nello stesso tempo propria di un popolo, appunto romano, quello romano, che aveva un senso della praticità eccezionale. C'erano tra i migliori ingegneri navali, tra i migliori ingegneri militari, tra i... cioè, gente di una concretezza assoluta, di una concretezza sorprendente. Se la confrontiamo a quella che poi è una dimensione assolutamente spirituale e che noi consideriamo irrazionale, per lui non era irrazionale, era metafisica, divina, era qualcosa di vivo, di presente, di estremamente attuale. Ecco. E i romani erano profondamente religiosi, la loro visione cosmica badava, lei diceva poco fa, molto pratici, sia al naturale che al soprannaturale. E Mino Gabriele, che importanza aveva, vista la loro attenzione a quello che era sacro, allo spazio soprannaturale, non solo, che importanza aveva l'azione divinatoria ai tempi di Roma? Beh, era un'azione determinante. In qualche modo si consultava sempre il divino per fare delle scelte, sia che riguardasse piccole, diciamo, questioni di natura personale, sia che si fosse da fare delle scelte delle valutazioni di carattere inerenti allo Stato, inerenti la guerra, la pace, gli eventi principali. E questa naturalmente gli Etruschi, i Romani l'hanno ereditata dagli Etruschi. Per quanto riguarda la divinazione, sono stati senz'altro dei maestri straordinari, la lettura dei fulmini, la lettura delle viscere, ed era una concezione ricorrente, cioè siccome tutta la natura è pervasa, cioè tutti i vari livelli naturali, dalla pietra all'animale, alle piante, agli eventi atmosferici, sono pervasi da un'unità sottesa. Questa è una concezione importante del mondo antico, questa grande aurea catenomeri, questa grande insieme che non è mai separato, staccato, diviso, ma è sempre qualcosa di coniugato a vari livelli, dalla cima più alta al più infimo basso fondo. E tutto è relato. E come tale tutto può parlare di un'altra cosa, di tutte le cose, e quindi interpellare determinati oggetti, determinate situazioni, determinate branche del sapere, era un po' come attraverso una chiave entrare in questo mondo e chiedere cosa sarebbe successo, cosa, se era il caso, se non era il caso di fare guerra, di risolvere un problema. C'era un modo per rappacificare armonicamente questa rete di coniugazioni che era tessuta nell'universo, e in particolare naturalmente nel legame tra i romani e gli dèi, che doveva essere sempre una sorta di pace, di intesa, di trattato, di quiete, perché le cose si svolgessero positivamente a favore degli stessi romani, soprattutto in guerra, soprattutto nella edificazione di luoghi, di città. Guardi che è un mondo veramente straordinario, fra l'altro è stato studiato ampiamente, sono saggi notevolissimi su questo tipo di concezioni, mentre proprio sui Pignoras, su questi talismani, con grande sorpresa, quando mi sono messo all'opera diversi anni fa devo dire, non c'è quasi nulla, nessuno ha mai approfondito questo argomento, tranne un archeologo della fine Settecento, primi Otto, che ha scritto un libretto proprio su queste, lui le chiama le cose fatali di Roma antica, ecco, si chiamava Cancellieri. Poi, con grande sorpresa, non ho trovato niente, tranne piccoli riferimenti, qualche pagina, ecco, su un tema invece così determinante, così importante, cioè è una
dei nodi essenziali della tradizione e della civiltà romana. Basti pensare che uno di questi, il Palladio, secondo le fonti, venne rubato, proprio il termine furato, da Costantino, che lo portò a Costantinopoli quando andò a fondare la nuova città, per dare una continuità simbolica e sacrale alla nuova Roma. Quindi cioè sono oggetti di una pregnanza assoluta, perché sono concretamente, sono i vicari del divino, a tutti gli effetti, e quindi sono la testimonianza della permanenza divina a Roma. E perché? E la sua eternità. Poi, d'altra parte, bisogna rendersi conto che se si va dall'VIII secolo avanti Cristo, quando Roma fu fondata, e se si coglie la continuità, si arriva al 1453, quando diciamo Costantinopoli fu presa, fu sconfitta. Insomma, e perché c'è stata questa disattenzione nei confronti di queste sette talismani? Ma guardi, non lo so, francamente, mi sono interrogato più volte, forse credo perché tocca un aspetto che anche a me, nonostante lo conoscessi, mi ha sorpreso: questa profonda spiritualità degli antichi romani, dei nostri progenitori, perché noi veniamo da lì, non è che veniamo da altro. Una spiritualità di carattere così ampio, così universale, così attento, che ora non vorrei fare dei paragoni, perché non è il caso, anche perché non è giusto e poi non è nemmeno vero, però ecco, il cristianesimo non ha avuto questo tipo di approccio totale al sacro, ecco. Si è, come del resto è un po' quasi scontato in una visione monoteistica, dove praticamente solo un certo occhio e un certo contesto a quei valori, gli altri sono esclusi, ecco. Mentre la visione dell'antica Roma, che dovrebbe essere colta in questa dimensione di grande spiritualità, è veramente universale. Cioè, ora, per passare il palo in frasca, ma per capirsi, cioè, non esiste razzismo, non esiste, c'è un senso di universalità del sacro, per cui c'è un senso di universalità sociopolitica, militare. Poi i romani non hanno mai fatto una guerra di religione, e gli imperatori romani sono stati illirici, sono stati spagnoli, c'è stato anche Filippo l'Arabo, a Roma era piena di divinità varie, erano accolte tutte quante, fra cui questa Ago della Madre degli Dei. Una visione sacrale, sacra universale, che è ovviamente lontana dalla visione monoteista, anzi è contrapposta alla visione monoteista. Quindi immagino, anche se non sono certo, che questa, diciamo, un po' negligenza nei confronti di questi talismani cosiddetti, questi pignora, questi oggetti sacri per eccellenza, sia stato un po' anche come non voler vedere, ecco, questo alto profilo sacrale, questo alto profilo spirituale degli antichi romani, da cui veniamo. Noi proveniamo dal mondo greco e romano, greco latino, e questo non va dimenticato, e non da lì poi c'è il nostro germe, la nostra cultura, la logica, tutto quello che lei sa benissimo, insomma, non solo di quel sacro. Basta pensare alla logica, basta pensare alla filosofia, basta pensare all'architettura, a tutto quello che lei può benissimo, che lei sa e che anche gli spettatori, se gli ascoltatori sanno, e così via, ecco. Però questo aspetto sacrale era per Roma specialmente, costituiva quell'humus proprio nutriente, ecco, il vero nutrimento di Roma, che gli permetteva poi di superare delle sconfitte, delle tragedie immani. Cioè, Roma in questi centinaia di anni, 8, si può dire 2000 anni, rotti di presenza reale nell'Europa, nel Mediterraneo, eccetera, ha mantenuto un senso di
molteplicità e di universalità, di complessità, e con una dinamica estremamente eclettica, disponibile, con una dinamica del sacro, intelligente, attenta, variabile. Variabile. Quindi tutte queste, diciamo, qualità, nonostante poi i romani fossero come esattamente come noi o come quelli loro precedenti, cioè buoni, cattivi, viziosi o virtuosi, dico, in questo contesto complesso, ecco, però si possono riconoscere questo nutrimento interiore che sta alla base. Poi era anche greco, egizio, insomma, era di un mondo ormai lontano, ecco, ormai lontano. Mino Gabriele, questi sette talismani, nella prospettiva del tempo, peraltro molto lunga ovviamente, in che modo ci parlano ancora con un linguaggio contemporaneo? Beh, ci parlano un linguaggio contemporaneo proprio perché provengono da, per esempio, contesti diversi. Uno viene, il lago della madre degli dei viene dalla Turchia, o dall'odierna Turchia, e la quadriga viene dagli Etruschi, e le scene di Oreste vengono dalla Grecia, Priamo viene, e così via. Cioè sono tutti oggetti che se si spargono, lei prima parlava di una studiosa appunto della cartografia, ecco, se si spargono su una carta geografica, uno capisce come questa proprio espansione culturale, intellettuale dell'antica Roma fosse estremamente attenta a preservare ovunque e ad ammirare ovunque la potenzialità, la forza del sacro, la forza storica dei molteplici mondi che incontravano. Ecco, rispetto ad oggi queste guerre insulse, cattive che sono tutte dettate da altri motivi, cioè veramente senza nessuna sacralità. Ecco, non c'è una concezione geografica sacra della geografia, della topografia del mondo, e invece tutti questi oggetti vengono da tanti posti, perché l'universalità concettuale e spirituale non ha limiti, e quindi c'è una comunione col resto del mondo, non c'è uno scontro. Poi i romani facevano tante guerre, come le facevano tutti quanti, per ragioni naturalmente di espansione, per ragioni varie e molteplici, cattive e buone, come, anzi, guerre buone non ci sono, ma però tutto questo era all'interno di una reciproca comunione con gli altri. Non era sempre soltanto una come dire, una distruzione. Il sacro non si toccava, ecco, il sacro non si toccava. Come dicevo prima, i romani non hanno mai fatto una guerra di religione. I motivi erano tantissimi altri per fare guerra, ma queste no, e questi oggetti in qualche modo sono una testimonianza di questa proprio direi liberalità del sacro, addirittura, guardi, che è importante. È proprio sulla parola sacro, Mino Gabriele, questo libro, che ha un apparato iconografico straordinario, io vorrei che lei estraesse una immagine per raccontare proprio questa sacralità e ce la facesse vedere con parole sue. Quale sceglie? Ma guardi, un'immagine può essere proprio il ratto del Palladio. Il ratto del Palladio, in questo dipinto, un affresco che si trova al Museo Archeologico di Roma, che viene da Pompei, quindi del primo secolo d.C., in cui si vede il gruppetto che ruba questo Palladio a Troia. E naturalmente, come l'ascoltatore capirà, che se questi oggetti erano così sacri e importanti e nascosti e protetti nella città perché ne garantivano la prosperità e l'invincibilità, è chiaro che era assolutamente preminente per chi attaccava quella città rubarli, sottrarli,
in maniera da togliere quell'elemento sacrale, era un pochino come togliere l'anima ad un corpo e questo muore. Quindi la guerra di Troia, che sta alla base di questa, anche di questa storia, la storia del Palladio, è naturalmente possibile perché viene rubato questo simulacro, questo pignus, va bene, da Ulisse e da Diomede. Nel momento in cui viene rubato, la città cadrà. E questo affresco, molto bello anche se adesso è sciupato, questo affresco si vede la piana, quindi una piazza, va bene, al centro di Troia, nel quale ci sono rappresentati due gruppi di persone. Uno, siccome c'erano scritti i nomi sotto, quando è stato trovato l'affresco, uno sulla sinistra, questo diciamo quadrato, questo grande quadrato, dove c'è l'affresco, per così dire, questa cornice, sulla sinistra abbiamo Ulisse con il pallaio. Dietro di lui c'è Diomede che ha la pelle del leone sulle spalle, simbolo di forza, e accanto c'è Elena di Troia che, secondo alcune fonti, collaborò con loro per tradire la città dove era stata rapita. Quindi sono questi tre personaggi più un'ancella sulla sinistra che avanzano sospettosi, molto preoccupati, perché sono dentro la città e temono che possono essere colti, ma Elena li guida fuori dalla medesima città. Sulla destra invece è una scena dolente, perché vi è una personaggio di donna che sta con i capelli scarmigliati indietro, sta urlando, è sorretta da un servo troiano mentre sta andando in escandescenze proprio con gesti furibondi e con una fiaccola rivolta verso il basso. Ecco, questa dovrebbe essere, perché è l'unica che si è perso poi il nome di riferimento scritto sotto, dovrebbe essere Teano, cioè la sacerdotessa che avrebbe dovuto proteggere il palladio dal furto, cioè era quella che lo custodiva, che naturalmente lo proteggeva gelosamente. E questa antitesi tra il gruppetto dei ladri, così, per così dire, e la tragedia di questa, che capisce, comprende, soprattutto con la fiaccola rivolta verso il basso, che sta a significare la morte, che sta la fiaccola che si sta spengendo, capisce che è ineluttabile la fine e la presa di Troia. Questo affresco è a Pompei non a caso, perché i romani avevano a loro volta ricevuto il palladio, secondo la leggenda, da Enea, che l'aveva portato con sé fuggendo da Troia, sempre secondo la leggenda, ed era custodito nel tempio di Vesta, che oggi si trova nel Foro Romano. Ebbene, questo palladio c'era veramente, è stato descritto da padri della Chiesa dettagliatamente, era presente ed è stato salvato più di una volta, quindi era presente già nel IV secolo, probabilmente avanti Cristo. Quindi era una piccola statuetta che da Troia era stata portata a Roma. Questa statuetta è forse il principe, la principessa, diciamo, di tutti i pignora, di tutti i talismani, perché è una statuetta parlante, vivente, cioè è una vicaria assoluta della divinità. Tant'è che, come dicevo prima, Costantino se la porterà a Costantinopoli e pare che la sotterrasse nel foro, la facesse collocare nel foro di Costantinopoli. Ecco, quindi questo è forse l'oggetto più storicamente documentato, come anche gli altri sono documentatissimi, e forse più affascinante, più incredibile, perché ha delle proprietà e delle vere o false che siano, questo diciamo è quasi secondario, perché leggenda e storia, come si diceva prima, si intersecano in maniera vivacissima. Mino Gabriele, autore del saggio I Sette Talismani dell'Impero, libro pubblicato da Adelphi. Ma prima di salutarci, Mino Gabriele, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ma guardi, il libro mi fa in compagnia in questi giorni è l'ipnerotomachia polifidi del Colonna, perché sto curando una revisione del testo. Quindi me la sto rileggendo tutta. Come saprà, l'ipnerotomachia polifidi è forse il più bel libro del Rinascimento, pubblicato da Aldo Manuzio nel 1499. Ed è il libro enigmatico per eccellenza dell'umanesimo rinascimento, scritto in una lingua parzialmente inventata, elaborata, piena di neologismi, ed è alla fonte, non so se lei ha presente l'edizione che abbiamo fatto io e Marco Ariani per Adelphi, sempre No, tra l'altro, però questo è un libro fondamentale per conoscere sì, questo. veramente, non soltanto Manuzio, Sì, per ma questo è combattimento amoroso che è veramente un piacere leggere. un libro strepitoso. Guardi, noi ci abbiamo lavorato io e Marco Ariani, questo caro amico e collega. E io mi ricordo quando lo proposi a Calasso, subito mi rispose e dice: mira, il sogno di tutti gli editori farlo. E io mi ricordo poi anche con Marco, dico: ma Marco, uniamoci in questo scuolo. E abbiamo lavorato, pensi, 12 anni. Quasi tutti i giorni per fare la prima traduzione integrale fatta, e poi non l'ha fatta più nessuno, perché anche le altre più o meno non sono, diciamo, così integrali e puntuali. E il commento, un commento quindi è stata un'esperienza quasi, ecco, veramente iniziatica, perché affrontare l'enigma tutti i giorni nelle parole, nel senso, nel significato. E poi ora, proprio in tempi più recenti, sono tornato sopra e ho scoperto come, riprendendo dei vecchi appunti, che allora non avevo avuto modo né tempo di approfondire, ho scoperto come è stato costruito dal punto di vista logico. Quindi questa nuova elaborazione, spiegherò questo aspetto che è straordinario. C'è un libro intricatissimo, no? È un libro, se lei l'ha presente, Quindi potremmo aspettarci, Pino Gabriele, un altro libro che racconta questa straordinaria produzione di scrittura. sì, io spero di sì. Poi quando e come. Comunque, la struttura è poi quella antica, cioè la dipendenza, per esempio, dal mondo romano, greco, del Polifilo, ma tutto il 400, questo è l'umanesimo, naturalmente, la grandezza dell'umanesimo, che poi è quella di Boccaccio. Boccaccio è il genio tutelare, quando dice ad de fontes, intendendo che bisogna tornare alle fonti greche e non solo quelle latine, quindi alla Genesi, e l'umanesimo rinasce lì. Quando si capisce, si intende che praticamente abbiamo un patrimonio straordinario di intelligenza, di cultura, di sacro anche. Infatti lui, come sa, lei sa benissimo, scrive la genealogia degli dei, insomma, questo volume straordinario che per la prima volta ripropone la lettura, fra l'altro rigorosa, bene, della mitologia antica. E quindi vi è un recupero della leggenda. Però, siccome già gli antichi sapevano bene che dietro la leggenda si cela, si nasconde, come i veli del teatro, come le trapunte, altro, si nasconde altro, si nascondono conoscenze della natura, si nascondono conoscenze filosofiche, conoscenze matematiche. Cioè, e quindi il mito viene colto non più come mera favoletta, ma come accade nel Medioevo. Ma viene colto nella sua ambiguità, un'ambiguità feconda. E questo è il grandissimo Boccaccio, a cui noi dobbiamo sempre fare riferimento come partenza. E poi c'è l'esplosione della grande cultura umanistica straordinaria, italiana, romana, fiorentina, veneziana, naturalmente c'è l'arrivo dei greci, dei dotti greci al concilio. E poi c'è questo libro che rimane unico ed è veramente, le dico, sorprendente. Guardi, io credo di essere tra i pochi che mi sono letto più di una volta, perché è molto difficile, però è una summa di sapienza. E come Una diceva summa di poco fa lei, conoscenza. Mino Gabriele, bisogna tornare alle fonti.
questo è anche un monito per noi, monito per noi contemporanei che spesse volte No, certo. rifiutiamo di tornare alle Sì, fonti. certo, Adefontes, guardi, fra l'altro il libro, questo di cui insomma, si parla, che sono i sette talismani, io l'ho tutto concepito e composto utilizzando le fonti che vengono tutte citate, sia greche che latine, nel testo con traduzione. Per cui il lettore, perché il lettore deve essere trattato bene, secondo me, deve avere con grande dignità, anche se magari ne sa meno di me o di lei. Ma deve trovarsi la possibilità nel testo, specialmente questo tipo di testi, di leggere cosa hanno scritto gli antichi in italiano, però c'è anche la fonte originale in latino o greco, e di vedere come sia la lettura di queste fonti la chiave della comprensione della memoria della nostra storia. Sono i documenti, e purtroppo noi campiamo oggi di quel poco che ci è arrivato. Lei pensi archeologicamente, sono briciole le cose che ci arrivano. Pensi che nel 400, come scrive il grande Graff, studio sul Medioevo, cioè era una parte del Serapeo Eseo che si trova vicino al Pantheon, era intatto. Quindi quello che vedevano i romani nel 400 era molto di più di quello che possano vedere oggi, perché vedevano delle cose intatte, grandi, poi non le capivano magari in ambito medievale. Dopo, come dicevo, c'è la grande esplosione, la grande consapevolezza che quella distanza enorme dei secoli va colmata perché questi oggetti, queste cose, queste architetture, questi testi sono di un nutrimento straordinario e quindi per colmarlo vanno studiati. E poi, Vanno studiati. come dice lo storico Franco Cardini, quando si parla di storia, anche di storia antica, non è studiare il passato, ma è studiare il futuro. Ed è proprio Certo. qui il famoso ad fontes. Sì, sono d'accordissimo, guardi, sono d'accordissimo con Cardini, sono d'accordissimo con lei. Perché soltanto la consapevolezza di quello che siamo stati ci permette di capire quello che saremo. Su questo non ne ho minimo dubbio. E di materiale ce n'è tantissimo, specialmente in ambito filosofico, spirituale e logico. 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 Questa, la logica è una delle. La matematica. Lo studio dell'antico. Guardi, ora. Io ho visto di recente ad Atene, non di recente, insomma, non molto tempo fa, quel marchingegno di Citera, no? Quella specie di scatolina ricostruita dove hanno scoperto che insomma, i greci avevano una sorta di, come dire, di piccola scatola nella quale girando le rotelle, ma la sto mettendo in maniera semplicistica Certo. ovviamente, erano in grado di vedere le lunazioni, le eclissi, il ciclo di Venere. Quindi conoscenze straordinarie che sono sempre state, sono state trasmesse fin qua e nella loro complessità e anche relatività accettate dal mondo antico. Il problema è venuto quando si è affermata una concezione monoteista. Una concezione che soltanto un certo modo di pensare era valido. Mentre in realtà è come dire, relatività, la comprensione della molteplicità, del concatenamento delle cose che tra loro non sono mai uguali, mai le medesime, a rendere vitale la conoscenza. E se io mi escludo, secondo una concezione monoteista, una buona parte delle fonti perché non coincidano con le mie, ecco che mi sono già tagliato le gambe. Gli antichi non era così. I romani hanno preso dagli etruschi, hanno preso dai greci, hanno preso dagli egizi, hanno preso da tutti e hanno dato a tutti. Hanno fatto un'altra cosa straordinaria di Roma antica, che è stata un legame. Un legante della molteplicità di pensiero. Cioè, per dire un po' in maniera scherzosa, se uno entrava in un bar a Roma,
o a Atene, o Alessandria d'Egitto, o a Lutezia, a Parigi, va bene, e dentro poteva trovare non so, uno che non credeva agli dèi, uno scettico, un matematico, un mistico, uno stoico, cioè, forme di pensiero, uno iniziato a Mitra, uno iniziato a Iside, forme di pensiero e di religiosità molteplici, senza che nessuna contrastasse con l'altro, Ma qualcuno che fosse era il inaccettabile. tempo, Mino Gabriele, quello era il tempo della curiositas, e quindi quella è l'arma per eccellenza dello scoprire che sei plurale e nello stesso tempo sei, proprio perché sei plurale, per dirla, essere Grandissimo, singolare. certo. Certo, lei ha toccato, ha detto la parola, una delle parole chiave, insomma, no? La grande curiosità, sì, cos'è? È la capacità dell'eclettismo, la capacità se lei senz'altro sarà andata a Parigi, come spero, sarà capitato anche a molti spettatori, a Parigi c'è un museo Guimet, dove io quando vado a Parigi quasi sempre ci vado, che è commovente, perché ci sono tutte le statue del Gandhar. Cos'è il Gandhar? Il Gandhar è l'Afghanistan. Quando i greci vanno in Afghanistan e la conquista, si mescolano con i loro culti, il loro modo di vita, con l'India. Per cui abbiamo queste straordinarie sculture di allora, dove abbiamo magari la faccia tipica di un greco vestito a indiano o afghano, dei volti e dei fisici afghani, indiani, orientali, vestiti alla greca, scusi. Quindi è questa dialettica, è questa dialettica di curiosità reciproca, di conoscere reciprocamente per imparare, per apprendere, per condividere la sapienza. Questo è il punto, condividere la sapienza che non sta da nessuna parte, sta da tutte le parti. Ecco perché la grandiosità del mondo pagano. Sta ovunque la sapienza. Non sta solo lì o là, come vuole invece il monoteismo. E queste sono le cose che vanno recuperate. Vanno recuperate perché si diventa anche più comprensivi verso il diverso. Più comprensivi verso chi la pensa diversamente da noi. Chi vuole una vita diversa dalla nostra. E probabilmente chi la vuole diversa da noi magari desidera anche farla come noi e condividerla. Questa è una visione sacrale, universale e poliedrica di una ricchezza e una fecondità straordinaria. Questo è il mondo antico. E dovremmo anche un Dovrebbe po', essere, come dice. e dovremmo anche un po' noi contemporanei riprendere un po' quella visione del mondo antico che non vuole dire tornare alla carretta, ma vuole dire quello che lei, a cui lei accennava poco fa, Mino Gabriele, la condivisione del sapere, perché oggi ognuno dice il suo pensiero. E la difficoltà è proprio quella, e questa è quella, la difficoltà del confronto, e di un confronto dialettico. Oggi abbiamo perso, per citare il titolo di un libro pubblicato da Adelphi, di Benedetta Craveri, abbiamo perso la civiltà della conversazione, per esempio, nei dibattiti televisivi e così via. Financo al bar, quando beviamo il caffè, abbiamo perso un po' questa cosa. E non dico che deve essere ripreso come un tempo, ma dovremmo quantomeno guardarla con più attenzione, questa cosa. Ma non c'è dubbio, è necessario a mio avviso, se si vuole anche proprio, come si dice, prendere una direzione diversa e più saggia per il nostro futuro, sia riguardo alle grandi questioni, ora non è il caso di entrare in merito, ma sicuramente dobbiamo recuperare questa comunione di sapienza che è diffusa ovunque. Lei prima ha detto la curiosità, se la curiosità è la chiave, la curiosità è il viaggio di Apuleio ed è il viaggio di Pinocchio. Sono viaggi fondamentali per l'uomo, però è una ricerca che non parte da dogmi, non parte da verità già presupposte e date per scontate, parte dall'umanità, dalla fragile umanità che vuole trasformarsi nel sapere, in un sapere che poi forse, ma non è che deve necessariamente portare a tutto e a ogni cosa, ma sicuramente soddisfa l'esigenza fondamentale dell'uomo, che è quella di capire, quella di capire il rapporto causa-effetto, di capire il senso dell'altro da sé, come dice il grande Platone.
l'altro da sé, perché se io invece tutto vedo da me e qui mi chiudo, io mi sono fregato, è l'altro da me che mi stimola e mi incuriosisce, e conoscerlo trasformerà anche me stesso. Questa concezione è pagana ed è straordinaria, è il vertice dato da Apuleio, che è uno dei libri che dovrebbe essere cioè come letto dai ragazzi dalle elementari, o Pinocchio, che più o meno è la stessa cosa. Vabbè. Grazie davvero. Come? Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, citandoci anche l'Asino d'Oro di Apuleio insieme con il libro Pinocchio, che dovrebbe ovviamente essere letto con una prospettiva sicuramente diversa di come normalmente viene letto. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Mino Gabriele, partendo dai 7 talismani dell'impero e poi allargando, come spesso ci succede nelle nostre conversazioni. Grazie e buona serata, Mino Gabriele. Buona serata, arrivederci.